Vai. Sta configurando. Stanno chiedendo dove siamo, io sto scrivendo arriviamo. O è solo stata per... Eccoci, ci siamo, gente. Eccoci qua. A me non dà ancora il... Sì, Perfetto. ci siamo, Sofì. Io ho già messo il cuoricino, ci siamo. Beh, intanto ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta. Aspetta perché c'è la presentazione Talking About. C'è l'immagine Talking About on Facebook, waiting for. Siamo... Ok. Eccoci qua. Ok, Eccoci qua. allora, beh, buonasera, pomeriggio a tutti. Ho patata. Abbiamo anche una microbimba. E grazie di essere qui innanzitutto alle nostre conferenziere e anche ovviamente a chi si sta guardando in questo momento. Siamo molto emozionate. Se faccio degli strafalcioni, perdonatemi, soprattutto le donne meravigliose che ho intorno. E quindi siamo qui a presentarvi la rubrica che partirà a brevissimo, che si chiama Waiting For. Infatti oggi è Talking About Waiting For, in inglese. Ok, grazie Orti. Allora, sostanzialmente di cosa si tratta? Questa rubrica va a parlare come parla, cioè come dice il titolo, dei periodi di passaggio tra una festività e l'altra. Anche perché siamo abituati a focalizzarci su quella che è la festività principalmente. Tutto quello che accade tra una festa e l'altra è come se non venisse molto considerato. In alcuni casi l'abbiamo proprio perso, mentre non tanto tempo fa, anche questi periodi di passaggio, esatto, nelle società arcaiche preindustriali, basta pensare magari ai nostri bisnonni, seguivano comunque un certo tipo di ritualità, avevano delle ricorrenze che neanche loro più si ricordavano da dove arrivassero, che scandivano comunque questi periodi. E c'era tutta una preparazione al momento della festa. Quindi il nostro obiettivo con questa rubrica è andare proprio a riscoprire questi momenti. E visto che, come diceva mia nonna, ognuno fa il suo mestè, che vuol dire ognuno il suo in qualche modo, abbiamo chiesto la partecipazione di persone che comunque hanno fatto e continuano a fare un lavoro di ricerca approfondito in certi ambiti che possono essere tradizioni più o meno antiche. Ognuna di loro poi oggi abbiamo la possibilità di sentirlo direttamente da loro, ci parlerà di sé, del proprio lavoro. Tra l'altro molte di loro hanno delle pagine anche dedicate in cui approfondiscono i temi che poi porteranno anche durante diciamo questa rubrica, quindi gli incontri che si avvicenderanno poi in questa rubrica del Waiting For, e cosa molto importante e che abbiamo fortemente voluto per la diretta, il fatto che voi ovviamente possiate interagire con loro facendo delle domande. Le domande però verranno ovviamente tutte segnate, a parte che rimangono segnate all'interno della live, però verranno, diciamo, verrà risposto alla fine delle presentazioni. Quindi fatele pure nel momento in cui le conferenziere parlano, verrà poi risposto alla fine della presentazione di tutte. Orti? Ok, pronti via. Allora, partiamo
La prima che vi presentiamo è Elisa Padovan a Halloween, che vabbè, io ho conosciuto in quella che in realtà è la sua, è il suo lavoro principale. Lei è un'insegnante di danza di carattere meravigliosa. Tra l'altro, io l'ho conosciuta quando, cioè, lei era una delle più brave al corso ed era forse al nono mese della pupa. Cioè, vabbè, e già lì mi ero innamorata. Comunque, Elisa, vai, ti lascio Ciao, parlare. ciao. sì, ciao a tutte. Forse io sono l'outsider, nel senso che non ho di lavoro, appunto, faccio un'altra cosa. Facevo la danzatrice e ora sono un'insegnante di danza. E sono in questa. Vi chiederete allora perché sono in questo progetto e sono stata chiamata per questo tipo di rubrica. Per il semplice fatto che sono una grandissima appassionata di storie, racconti, di tutto quello che hanno intorno a loro, ma non è una cosa di adesso, è una cosa di tanti anni fa. Ho iniziato da piccola, all'interno della mia famiglia, a raccogliere le storie della famiglia, chiedendo anche a quelli vecchi che ormai non ci sono più, tipo i bisnonni o cose del genere, se si ricordavano i nomi dei loro nonni, dei loro bisnonni. Notizie, cose, ho creato l'albero genealogico della famiglia con anche vari episodi che nessuno si ricordava neanche più, anche alcuni un po' particolari. E da questo qui, che è una cosa che riguarda solo la mia famiglia, sono andata avanti e ogni volta che incontravo qualcuno nel mio lavoro, insomma, intorno a me, che aveva da raccontare delle storie o che aveva da raccontare delle tradizioni o che aveva solamente anche dei ricordi su alcune feste quando accadevano, le segnavo, le scrivevo e poi andavo a trovare le similitudini tra queste storie e altre cose che magari succedevano o di cui conoscevo, sapevo l'esistenza. E andavo a leggermi anche le storie delle varie mitologie, sono una appassionata di storie, di mitologie, di racconti, e questo sarà il mio apporto, cioè volevo far sì che queste cose che io ho raccolto in questi anni potessero essere più di pubblico dominio, perché magari mi sono accorta che alcune cose che io davo per scontate, tipo alcune storie o alcune tradizioni, alcune cose che per me erano normali, insomma, era una cosa che io sentivo tutti i giorni, era una storia che io sentivo raccontare tutti i giorni, mi sono accorta invece che non erano così conosciute e allora volevo dare la possibilità a chi non le conosceva di conoscerle e di quindi avere degli strumenti in più per capire magari la festività a cui si andava incontro o per appunto avere degli strumenti in più per capire quello che succedeva un tempo, oppure delle storie che venivano raccontate un tempo. Bella Questo è il storia. punto. Bellissima Ok, tra l'altro Elisa conosce anche un pochino di erboristeria selvatica popolare, perché oltre a raccogliere informazioni su queste storie, lei raccoglie anche storie di erbe legate principalmente a quella che è la sua terra d'origine, che è la Romagna, corretto? Sì, la Romagna. E tra l'altro questo filo verde, filo d'erba, delle erbe, a questo punto Eli posso... Ah no, beh, sì, posso dare la parola alla prossima conferenziera. Certo. Ok, e quindi a questo punto il filo d'erba ci collega alla Silvia Pietrovanni. Sì. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato in questo progetto che sembra proprio nelle mie corde. Io mi chiamo Silvia e da oltre 12 anni, diciamo, sono un'appassionata di piante ed alberi, soprattutto curative, ed è iniziato questo progetto che ho chiamato appunto Fitocomplessa, in parte declinando al femminile il fitocomplesso delle piante. Questo perché sono oltre ad essere appassionata, pratico proprio le erbe, che vuol dire che le raccolgo nei campi, le estraggo per uso personale,
E mi sono accorta che mentre maneggiavo una pianta, mentre la estraevo, accadeva qualcosa, accadeva una trasformazione. Ed è proprio dalle piante, dalle erbe che poi è iniziato tutto un discorso parallelo degli studi e degli approfondimenti che hanno riguardato da una parte le erbarie, ovvero le donne che curavano soprattutto con le piante nel periodo e poi condannate come streghe, quindi da lì è partito una conferenza che ho portato in Italia per circa 2 anni. E parallelamente, insomma, un discorso invece legato più ai miti, sia miti vegetali che cerco di declinare sempre e di offrire come spettacolo teatrale, perché sono un'autrice teatrale, erbarie le chiamavano streghe, lo spettacolo che ho scritto e che attualmente la compagnia Argilla Teatri ha in gestione, sperando di avere sempre nuove repliche, e l'altro invece è Le voci delle piante, che è il progetto proprio di riscrittura dei miti vegetali. Parallelamente a questo ho cominciato ad appassionarmi di quelle che erano i riti e le tradizioni antiche, soprattutto andando quasi a scartavetrare dietro sopra ricorrenze cristiane legate ai santi e andando a constatare come c'erano delle ritualità e spiritualità, soprattutto femminili, dietro queste figure. Quindi è nato questo progetto che è iniziato con tanti buoni propositi l'anno scorso, di fare ogni mese una conferenza legata ai riti, i simboli e riti delle piante del mese. Poi vabbè, l'ho interrotta perché, diciamo, con la nascita della bambina mi sono accorta che non c'avevo più tempo neanche, diciamo, per le cose più basic, quindi figuriamoci per studiare, ma spero di riprenderla. Quindi ho accettato questa sfida a questo punto da parte del progetto Luna Nera, perché è una passione quella dello studio che vorrei continuare a coltivare. E io, insomma, vi parlerò, come vi dicevo, soprattutto le date, insomma, che ho scelto sono quelle dei solstizi e in particolare delle 12 notti, quelle notti sacre, che 13 notti sacre che fanno da passaggio ai cicli dell'anno. Mi piace ogni volta collegare tutto questo discorso sia alle divinità antiche, soprattutto greco-romane, che ho approfondito, e vederle anche come archetipi attuali, ma andare sempre a vedere quali tipi di alberi o piante fanno da sfondo a queste ritualità. E mi piace anche, questa è una cosa che apporto sempre in più, se fosse possibile, in ogni occasione andare a rileggere teatralmente, se vogliamo, queste storie, magari inserendo dei piccoli monologhi o degli scritti fatti da me, insomma, per andare a drammatizzare. Quello che dico sempre è dare alle piante un altro punto di vista, che non è più quello solo farmacodinamico, ma quello letterario simbolico. Quindi ridare alle piante una dimensione simbolico-narrativa e mitologica, quindi andare a rivederle con l'occhio della divinità sotto tutti gli aspetti. E questo è un po' il progetto che porta avanti. Nel progetto Fitocomplessa poi rientrano nuovamente anche i laboratori pratici, ma come sanno le mie allieve che mi hanno seguita, alla fine di ogni laboratorio c'è sempre questa parte di andare a rivedere la divinità che abita la pianta e a vederla nei contesti rituali, appunto, legati ai miti antichi e alle festività antiche. Quindi vi ringrazio per essere in questo progetto e sono molto felice di farne parte. Grazie mille a te. Tra l'altro, allora, ricordo la pagina che si chiama Fitocomplessa e vabbè, si vede nella slide. Tra l'altro io Silvia l'ho conosciuta proprio nel momento del lockdown, che culo. Però vabbè, in realtà, cioè, per fortuna questa cosa ha portato anche tante cose, cioè la possibilità di conoscere persone un po' più distanti da noi. E sulla pagina trovate ancora mi sembra, le dirette forse di luglio e agosto, Sì, l'ultima era giusto? stata luglio, i primi di luglio, sì. E anche su YouTube ci sono dei pezzi degli spettacoli che ha scritto lei, quindi in realtà io vi consiglio di curiosare perché è veramente interessantissimo. Ok. Grazie. E now? Adesso, ok, Chiaretta, Dov'è vabbè, Chiara? Non c'è? Chiara, Dov'è io Chiara? la Ci conosco sono. da Ah, eccoci. forse da quando sono entrata un pochino in questo mondo, un po' altro, 10 anni, quanto è passato, Chiara? Una decina d'anni più o meno, sì. Abbondanti. E Chiara era già una di quelle che
tenevano conferenze o quasi. E in realtà poi, vabbè, non l'ho più mollata, non so se per sua fortuna, e adesso ci racconterà un pochino lei. Io direi che decisamente per mia fortuna non mi è più mollato perché oggi sono qua a parlare di questo progetto e peraltro una cosa che forse il pubblico non sa è che tutte noi conferenziere non ci conosciamo tutte tra di noi e quindi la cosa bella è che la cosa è arricchente anche per noi. Io lavorerò per esempio proprio con Silvia che avete appena ascoltato e sentendo quello che ha raccontato, ho detto wow, che figata! Anch'io avrò tantissimo da imparare e soprattutto, ecco, io parto dal fondo, dirò perché ho accettato di far parte di questo progetto. Beh, intanto perché me l'ha chiesto Sofia. Sofia di solito pensa sempre cose molto carine, ma a parte quello, perché nel momento in cui l'ha descritto, ho proprio detto è una cosa diversa. Perché è vero che parleremo delle feste, ma come Sofia vi ha spiegato, ne parleremo in una maniera con un taglio completamente diverso e arriviamo tutte noi da esperienze diverse. Quindi ci sarà una ricchezza anche per noi nel confronto, che sarà una cosa fantastica. Silvia vi ha detto che si occupa soprattutto del mondo greco-romano da un punto di vista, diciamo, di divinità e spirituale. Io invece mi occupo degli storici nemici dei romani, almeno alcuni degli storici nemici dei romani, ovvero del mondo, diciamo, celtico in senso molto, tra virgolette, molto ampio. Perché quando si dice mondo celtico, magari molti pensano alla rievocazione. Ecco, no, io non faccio rievocazione. Io mi occupo di spiritualità del mondo celtico, quindi dei druidi, diciamo, e mi occupo di sciamanesimo. Queste sono le mie due branche che corrono, in parallelo. Diciamo che la questione delle tradizioni e del folklore non è un mio interesse diretto in questo senso, ma per forza di cose, quando ci si occupa di spiritualità, poi il folklore ci finisce in mezzo, questo è abbastanza ovvio, perché comunque il folklore è quello che molto di ciò che ci rimane per poter parlare delle antiche spiritualità, è quello che ci fa da gancio e soprattutto quello che magari anche poco è arrivato qui oggi fino a noi. Quindi io arrivo in realtà da un mondo non tanto di storie quanto di tipo più spirituale. Pratico da una parte e accademico dall'altra, perché ovviamente nel momento in cui parliamo di il mondo dei Celti, parliamo di una popolazione che non esiste più. Quindi quello che possiamo sapere per lo più va studiato e poi si cerca di applicare. Applicazione che io cerco di fare anche attraverso l'altra mia via spirituale, che è quello dello sciamanesimo transculturale nello specifico. Che poi è quello che molti conoscono anche come core shamanism, che è una versione di sciamanesimo, per chi non la conosce, di tipo diciamo neutrale, nel senso che non va a prendere direttamente dalle tradizioni ancora esistenti di pratiche sciamaniche, ma cerca di utilizzare una forma, diciamo, edulcorata da quello che è il sostrato, spirituale e religioso. È una sorta di forma neutra che quindi poi si può andare ad applicare ad altri percorsi e ad altri filoni spirituali. Chiaramente in questo senso tutto quello che sono le tradizioni del mondo celtico in qualche modo ci finiscono dentro per l'appunto, anche perché anticamente ciò che era spiritualità era vita di tutti i giorni, cioè erano comunque cose profondamente collegate. Anche l'accenno che prima Sofia ha fatto sul fatto che i nostri nonni praticavano cose che noi oggi non ci ricordiamo più, ma per loro era quotidianità, quella che noi oggi vediamo a volte come spiritualità, a volte come folklore. Anticamente distinguevano molto poco questi due aspetti, quindi di fatto anche il recupero del folklore diventa anche un recupero di spiritualità in qualche modo e la possibilità di comprendere diversamente com'era vissuta la spiritualità anticamente. E quindi questo è un bel lavorone che ci aspetta. Grazie quindi di avermi invitato. Grazie mille a te, tra l'altro grazie per aver anticipato il fatto che appunto lavorerete insieme e
aver focalizzato l'attenzione sulla possibilità di confronti e come sì, confronti tra diverse tradizioni, perché poi questo effettivamente sarà. E comunque poi di questo parleremo un pochettino più, ci dilungheremo un pochino dopo. Adesso lascio la parola a Tiziana, che ho conosciuto anche lei più o meno nello stesso ambito in cui ho conosciuto Chiara, ma lei si occupa di un ambito completamente diverso e adesso però appunto lascio poi dire a lei meglio, perché a chi meglio di lei sa. Eccomi, ringrazio tutti. Scusate se magari sono un po' lenta così ad approcciare il mezzo, perché quello che ho fatto finora non è mai stato attraverso una videoconferenza, ma le lezioni che ho tenuto erano di persona, per cui diciamo che l'approccio è un attimino diverso. Nella fattispecie ho tenuto un corso di 12 lezioni all'Università della Terza Età. E mi ha dato uno stimolo fantastico perché approcciandoci con persone appunto di una certa età c'è il riscontro, cioè, ah sì, quello di cui parli lo facevano i miei genitori, lo facevano i miei nonni, per cui c'è stato anche questo recupero della memoria molto molto bello, che è un po' anche quello che mi succede in pagina, che è la mia pagina che è Fuochi nella nebbia. Spesso nei commenti dicono, ah sì, ma questa cosa che tu dici la facevano al paese, la facevano i miei nonni, se ne ricordano quando erano piccoli. E di cosa parliamo? Parliamo appunto delle tradizioni contadine, alle quali hanno già accennato anche le colleghe delle altre che si sono presentate prima, che io seguo lungo il corso della ruota dell'anno, perché ho avuto un approccio alla materia un po' insolito. Io amo molto il freddo e quando ero piccola volevo sapere quando sarebbe arrivato il freddo finalmente, l'inverno, eccetera. E ho cominciato a vedere che c'erano un sacco di proverbi popolari riferiti ai santi che parlavano: ah, il tal giorno se piove pioverà poi per 40 giorni, ah, se c'è il sole quel giorno l'inverno sarà freddo piuttosto che tutte cose di questo tipo. E crescendo ho continuato ad approfondire la cosa perché mi piaceva e ho cominciato a vedere che c'erano queste figure che chiamavano le tempestà, che erano le streghe, che erano in grado di manipolare il tempo. E la cosa poi è approfondita, mi ha preso un po' la mano e ho scoperto che in realtà c'erano tutta una serie di discipline che queste donne facevano, dalla cura con le erbe alla cura dei campi. C'era un substrato che si è andato quasi completamente perso e ho visto che riemerge ogni tanto come dei piccoli puntini in quella che è poi diventata la ritualità cristiana. E questa ritualità era organizzata nel corso dell'anno seguendo l'andamento delle stagioni, per cui è tutto collegato e quello che io faccio è proprio cercare di recuperare queste tracce del passato che sembrano completamente perse e che invece riemergono sotto uno strato notevole di cristianesimo che è stato posto sopra. Adesso, per esempio, io mi occupo principalmente della zona del nord Italia, del Milanese in particolare, dove era molto forte la cultura dei bachi da seta, e si è sviluppata tutta una ritualità che sì, di base c'è il santino cristiano di Giobbe, ma in realtà sotto è un culto dei morti, che è sopravvissuto fino a pochissimi anni fa, finché c'è stato appunto questo tipo di cultura del gelso. E per cui quello che io farò è cercare di recuperare queste festività agrarie fondamentalmente che si svolgono nel corso dell'anno e che sono tanti piccoli step che poi portano alle celebrazioni che conosciamo tutti, che sono lungo l'anno, ma all'interno, come diceva Sofia prima, c'è come un vuoto. E invece questo vuoto non esiste, è riempito da queste festività che vanno recuperate. E la cosa che mi preme e che sto cercando di far passare sia in pagina che nelle lezioni e che cercherò di far passare anche attraverso questi incontri è che la nostra generazione, che ha il ricordo dei nonni che queste cose ancora le hanno viste da piccoli, che deve passarlo alla prossima, perché la nostra è l'ultima la generazione che ha avuto questo contatto diretto. Se non lo facciamo noi, si perde. Per cui dobbiamo cercare di approfondire, e c'è tantissimo da approfondire perché io, e come tante altre di voi, vedo, studiamo da tanti anni queste cose, ma non si finisce mai, c'è sempre da scavare ancora un pochino in più. E quel pochino in più che recuperi, ti
ti stravolge quello che hai visto prima, ti dà nuovi punti di vista. Per me è un viaggio affascinante quello che io faccio lungo la ruota dell'anno e spero che piacerà anche a chi deciderà di seguire appunto queste lezioni scoprire cosa c'è fra, per esempio, Halloween e il Natale, cioè fra i giorni dei morti e il solstizio d'inverno. C'è tantissimo, così come in tutto il resto dell'anno. E questo ci aiuta anche a vivere meglio, soprattutto in questo periodo di Covid che è così pesante, frustrante. Sapere che riusciamo in qualche modo comunque ancora oggi, anche nelle città, ad accordarci ai ritmi naturali, ci permette secondo me anche di vivere meglio, più sereni. Perché è un ciclo di nascita, morte sicuramente, ma di rinascita successivamente. Per cui entrare nell'ottica che facciamo parte di un ciclo che non si esaurisce e che si rinnova costantemente, io la trovo una cosa positiva e per cui spero che questa cosa piacerà anche agli altri, ecco. Sì, assolutamente, condivido e ti ringrazio molto. E anche via, appunto, andate a sbirciare nelle varie pagine perché veramente c'è un mondo sia su Boschi Tamburi e Pensieri che su Fuochi nella Nebbia, veramente avete di che perdervi perché sono veramente delle persone strattente, sono appunto molto felice di averle come ospiti e partecipanti di questa rubrica. Now, Calon, ok. Calon, in realtà l'ho conosciuta da relativamente poco, già non mi sopporta più, però ho accettato comunque di far parte di questo percorso. E tra l'altro Matamor è un progetto freschissimo, giovanissimo. E giovanissimo come forma, sì. Lascio a lei la parola. Allora, quando Sofia mi ha chiesto di partecipare a questo progetto, una delle cose che più o meno mi ha messo più in crisi è stata la famosa microbiografia. Ortensia, tu hai dei problemi nel scrivere la modulistica per richiedere le informazioni alle persone, perché sono una persona estremamente semplice, anche se non sembra, e è così. Io non parlo mai di quello che sono, di come sono arrivata a quello che sono, perché tendenzialmente penso che non sia così interessante. Però in questo caso, visto che ci saranno degli incontri e degli incroci con le mie colleghe, diciamo che due informazioni le darò. La mia è una storia di famiglia, nel senso che io avevo una nonna, la mamma di mia madre, che avrei voluto presentare a tutte voi e ringraziate lei del mio brutto caratteraccio. L'ho ereditato da lei e diciamo che la mia storia è cominciata così. Poi di nonnina ne ho incontrata un'altra più avanti. Io vivevo sul Monte Amiata, in mezzo alla Toscana, in una faggeta gigantesca. Sono stata per un po' di tempo lì, dove ho incontrato un'altra nonnina che mi ha insegnato tutta una serie di cose, per poi finire ad incontrare quello che diciamo è stato colui che mi ha aperto la porta su un mondo ancestrale di un certo tipo. Questa, diciamo, è la formazione altra ufficiosa. Come formazione ufficiale ho studiato tantissimo in ambito di guarigione, infatti questo è quello che faccio, io sono una guaritrice. E applico alcune tecniche derivate poi dall'approccio dello studio e della pratica di tradizioni antiche. Io rispetto ai tempi dell'anno ho una percezione, una vita un po' sfalsata rispetto a quello che è la visione canonica della ruota dell'anno che parlava Tiziana, perché fondamentalmente per me sono fondamentali tre feste, tre momenti precisi dell'anno, e mentre gli altri sono proprio uno scadenzario dell'inizio e della trasformazione di un periodo che entra in un altro. Come guaritrice queste le forze, perché io lavoro con le energie e con le forze,
le forze e le energie che viaggiano tra una stazione e l'altra, tra un punto e l'altro, sono quelle che poi alla fine danno cadenza alla quotidianità e agli atti che noi facciamo tutti i giorni, a volte anche inconsapevolmente. Sono anche una studiosa di storia antica, però vabbè, tendenzialmente è una cosa che faccio perché sono maniacalmente attratta dalla storia antica, però diciamo che il mio cammino quotidiano e giornaliero è un cammino verso la ricerca di una sacralità perduta. A differenza, per esempio, di Chiara, il mio lavoro, che si può definire sciamanico, perché comunque io lavoro con le forze, con tutta una serie di cose, soprattutto col fuoco e la pietra, che sono i miei alleati principali, è per la ricerca di una riunificazione di un senso sacro che può in qualche maniera guarire l'uomo di adesso e il mondo di adesso, perché per tutti noi, anche le persone che voi vedete qua, queste donne che vedete qua, fanno fatica a camminare nel mondo di questi periodi, perché è un mondo dissacrato. Si è proprio persa la sacralità delle forze che ci sono, del celebrare e sancire i passaggi di una forza ad un'altra, come queste, quelle che si conoscono in assoluto di più, di solito sono appunto Halloween, che in svariate altre, come si chiama, lingue si chiamano in maniere diverse, il solstizio d'inverno, che è uno, chiaramente, come diceva Tiziana, lo conosciamo anche perché è stata tramandata una tradizione per supportare la festività natalizia. Ma tutte queste forze in atto, tutte queste cose che avvengono, vengono percepite anche da chi fondamentalmente non si rende conto. La mia ricerca è quella. Ho dedicato la vita a questo e continuo tutti i santi giorni cercando di trovare una quadra fra questo mondo moderno e la forza ancestrale che scorre dentro di me, scorre dentro tutti e diciamo c'è nel mondo. In questi confronti che Sofia è riuscita a costruire, vedremo come le varie strutture tradizionali. In che senso? Dimmi, Sofì. Niente, dopo. Come si chiama? Le varie strutture tradizionali si incrociano e trovano dei piani di aderenza o se no di diametralmente differenza, ma comunque fanno parte di quello che è il continuum dell'essere umano e di questo mondo. Ecco, io fondamentalmente mi occupo di questo. Lo traduco in un'azione terapeutica che ha svariate sfaccettature, dalla parola alla mediazione corporea, all'uso di come si chiama, di strumenti che sono appartenenti anche alle tradizioni sciamaniche e ancestrali, perché dipende da quello che mi trovo di fronte, insomma. Ecco, fondamentalmente è questo. Chiaramente mi sono formata anche a livello ufficiale, mi sono laureata, ne ho fatto un po' di tutti i colori, però sempre in quest'ottica, cioè il fil rouge della mia vita è questo. Tutto ciò che esiste, che respira, anche quando apparentemente non respira, è sacro. E questa sacralità va riportata in questo mondo, in termini proprio religiosi, non solo spirituali. Perché intendiamo la religione come un conquibus di regole, ma non è questo, è il senso religioso della vita, delle cose, delle pietre, dell'acqua, di quella naturalità di cui parla Tiziano. È importantissimo. Questa è la missione a cui io ho dedicato la vita, fondamentalmente. Ecco, di questo, tutto quello che posso dire di me è questo. Non c'è molto altro, insomma, ecco. Basta. Ok, wow, grazie. E tra l'altro volevo dire che vabbè, con Calon c'è già un percorso che Ah, stiamo sì, è vero. portando avanti sulle Morgen, e questo invece cade più o meno sulla festività, quindi sul momento dell'anno, sul Sì, passaggio. anche perché comunque sul passaggio Sofì sono generalmente dai 5, 7, 3 giorni, dipende poi astronomicamente com'è realmente poi il passaggio del solstizio. Sì, mi sono dimenticata, come vedete, sono bravissima a vendermi.
Noi abbiamo, insieme a Sofia, abbiamo costruito questo passaggio, questo percorso che racconta la storia delle nove Morgan, e da dove arrivano e quali sono le forze che le accompagnano, e la prossima è quella che ci sarà il 20, giusto? Domenica 20, sabato 20, domenica, comunque il 20 dicembre ci sarà il nuovo incontro sulla nuova Morgan e basta, ecco. Ma scusa, e non mi è venuto in mente di raccontarlo di dire. E vabbè, visto che è una rubrica che è già partita, abbiamo qui la conferenziera, diamo uno spunto lì. E vabbè, ovviamente siamo io e Ortensia, tra l'altro ecco, in realtà senza Ortensia, che sta dietro alla programmazione a livello informatico, form da far compilare, Sofì, scusa, mi sono dimenticata una cosa, se posso. Sì. Il progetto Math and More, di cui parlava Sofì, non è una pagina, è un blog, un sito, anzi invito tutti quelli che sono all'ascolto, se hanno voglia di scrivere degli articoli che poi possono mandarmi, magari metterò nel mio profilo la mail, come custodi di memorie, nel senso che io sto chiedendo a tutte le persone che conosco di scrivere qualcosa relativa alla memoria che portano come persone. Articoletti di blog, per cui niente di chissà quale gigantesco, paginette che vanno a finire tutte in questo blog, di cui non c'è una pagina, abbiamo aperto un profilo Instagram, ma giusto per far vedere più o meno le facce di chi siamo e sponsorizzare, nel senso di far vedere che abbiamo scritto un nuovo articolo, ed è un blog accessibile a tutti. E chiaramente non si parla di ritualità, ma si parla proprio di memoria, perché in questo modo qua riusciamo a fare un po' di pulizia e un po' di chiarezza rispetto al marasma generale che c'è. Ognuno porta un pezzo della sua memoria, del suo retaggio, e lo lascia lì. È proprio una sorta di contenitore, di scrigno temporale in cui infiliamo dentro tutto ed è a disposizione di chiunque voglia. Questo è il progetto Math and More. Ecco, basta, chiuso. Adesso stacco il microfono, non parlo più, ciao. Ok, grazie mille. No, stavo dicendo, in realtà ovviamente qua luna nera siamo io e Ortensia, anche perché senza Ortensia che mi mette sul binario, perché fosse per me sarei tipo per aria con 350.000 progetti diversi contemporaneamente, farei ben poco. Quindi in realtà io colgo l'occasione, visto che colpo di scena sarà anche lei una delle conferenziere del progetto, di ringraziarla per tutto quello che fa sempre, e beh, adesso vi parlerà un attimo lei di lei e appunto di quello che fa al di fuori di questa associazione. Allora, io ci sono, però siccome sono il tecnico di me stessa, abbiate un po' di pazienza. Allora, io sono colei che sta dietro ai moduli e tutta una serie di questioni organizzative deliranti, prima ancora di essere una redattrice di Luna Nera. Mi vedete poco, anche chi magari segue Luna Nera mi vede molto meno di Sofia, perché diciamo che sono colei che lavora nella retroguardia, in maniera anche a volte un po' minacciosa, nel senso che sono io quella che si arrabbia quando non arrivano le risposte o quando non le capisco, anche perché io ho cominciato a partecipare al progetto Luna Nera insieme a Sofia, invitata da Sofia e seguendo e sostenendo questa idea della mia compagna ormai di svariati progetti fatti insieme, tutti molto belli, ma in realtà io provengo, come dire, dal mondo accademico, da un modo di studiare le tradizioni, come dire, legato molto a studi universitari e quindi, come dire, con una buona dose di scetticismo e di staccamento un po' da quello che è un mondo più spirituale, che ovviamente mi piace, ma che per molte cose, per esempio, io non,
non conosco. Io sono un'etromusicologa, mi sono occupata e mi occupo di musiche tradizionali, quindi nel caso della rubrica Waiting For porterò, come dire, le mie conoscenze e il fatto di poter, come dire, collaborare, come diceva Chiara, con qualcun altro è un grandissimo arricchimento, perché mi rendo conto a volte che quello che io spiego, prendendolo dai miei studi, diventa anche un po' difficile da comprendere, da gestire, da inglobare per chi magari non è così abituato a uno scritto di ricerca e di analisi musicale legato alle musiche tradizionali. Perciò questo scambio per me è estremamente bello, utile e allo stesso tempo mi obbliga, ma in una maniera positiva, a in qualche modo a modellare, non so come altro dire, a appianare un po', come dire, i miei lati spinosi da accademica pignola, cosa che però sono e resto. Ma e questo è quanto, quindi io insieme a Tiziana lavoreremo, anzi no, non dico niente perché le feste le dirà Sofia, però sarà molto bello, insomma, cercare di ricostruire questo viaggio che è il tempo di attesa verso questa festa, ma ovviamente io porterò le mie conoscenze che sono quelle legate al mondo delle tradizioni musicali, quindi delle pratiche musicali che esistevano appunto nella festa, ma anche prima della festa, perché anche dal punto di vista degli studi musicali si sa benissimo che si cominciava a suonare molto prima del giorno della festa e si cominciavano a costruire dei momenti musicali, sia strumentali che di canto, molto prima di queste feste, perché le occasioni di incontro e di musica c'erano anche prima, anzi forse erano anche quelle più interessanti, perché era dove c'era più libertà anche, perché poi il momento della festa presupponeva delle scelte specifiche, delle richieste specifiche. Il prima dava più libertà ai musicisti nel fare, nel scegliere, erano situazioni più informali. Questo è quanto, perciò, insomma, riassumendo, io porto un po' il lato legato alle musiche, partendo da studi di etnomusicologia. Ho messo incroci sonori perché questo tipo di lavoro, in maniera, come dire, un po' diversa dal punto di vista più spettacolare, è un progetto che abbiamo portato avanti sempre con Sofia, ma anche con un altro musicista, Claudio Argiolas, portando in giro uno spettacolo che raccontasse le storie legate alle musiche che noi suonavamo, mischiate a letture, mischiate a spiegazioni, ovviamente utili per uno spettacolo. È una cosa alla quale io tengo molto, cioè il fatto di cercare di capire da dove arrivino queste musiche. Poi è possibile reinterpretarle in tutti i modi possibili, perché prendere un brano tradizionale e pretendere di rifarlo come se si fosse conservato, come dire, nel congelatore, non si fosse mai modificato o l'avessimo mantenuto sotto provetta, non ha senso di essere, ma avere la percezione, l'idea da dove arriva, sì, perché se io so da dove arriva, posso capire dove voglio portarmelo questo brano. Se io non ho nessuna idea della storia di questo brano e di chi lo faceva o di queste musiche, allora tutto quello che io andrò a aggiungere o a modificare non è un arricchimento, ma è un po' il modo di calpestare una testimonianza. Questo è quanto e basta. Direi che è sufficiente così. Mi tolgo dalla vista. mi faccio tutto e mi taccio. Ah, fine, così. Ok, vabbè. Grazie, Orti. Ok, quindi momento domande. Su Facebook non abbiamo domande, aspettate se vedo commenti sulla pagina.
Allora, Ortensia, il mio amico Alberto Longo chiede se, se c'è il video che resterà in un secondo momento perché non riesce a connettersi. Yes. Il video della diretta resterà assolutamente sulla pagina Facebook. E magari rispondetegli. Perché io non, rimane... non lo vedo nei commenti? Perché è amico mio, gli rispondo io. Non lo vedo io. O meglio, in questo momento non me lo fa vedere. O chi ha scritto a te? No, non lo so. Forse perché ha una privacy tutta sua. Vabbè, comunque niente, gli sto scrivendo che resta in pagina. Ok, siccome per le dirette... tendenzialmente rimangono in pagina, a meno che non vengano cancellate, ma questa non verrà cancellata. Ok. Scusate, ecco, adesso ho visto anch'io Alberto, avevo un Facebook rimasto indietro. Ok. Quindi sono timidi? Un po'. O forse siamo state troppo brave a parlare. Oh. Ok. Vabbè, allora andiamo avanti, se esce qualcosa, se hanno voglia di fare domande mi interrompo un attimino, tanto adesso... Sì, io volevo chiedere una cosa a Silvia, nel senso che questa cosa che lei fa, questo parallelismo tra la divinità all'interno della pianta, se ha dato un'occhiata anche in genere, nel senso se questo tipo di divinità sono parallele rispetto anche a mondi, chiamiamoli così, al di fuori di quello greco-romano. Silvia, non so questa... C'è un audio un po' disturbato il mio, scusate. Niente, lascia, vabbè, ma non importa, vabbè, era... rispondo con calma. Come non detto, dimentica, ciao. È stato bellissimo. Ok, va benissimo, non importa. Assolutamente. No, è interessante questa cosa qua, nel senso della comparazione che lei fa sulle divinità e sulle erbe. È interessantissima. Vai Tiziana, avevi... Tiziana, volevi la parola? Devi attivare l'audio. Volevo solo dire una cosa riguardo, forse ho capito male, chiedevi se esistono divinità arboree identificate con l'albero anche al di fuori delle divinità greco-romane? No, stavo chiedendo se lei aveva fatto questa comparazione altra, perché per me, io per esempio sono un erborista e il mio spettro, chiamiamolo così, di divinità, difficile perché poi io uso veramente poco la parola divinità, però è un altro rispetto a quello greco-romano, ha più a che fare proprio con le aderenze vere e proprie del territorio e essendo quasi, allora, per cercare di dare una più o meno una definizione, che una definizione non esiste, non c'è, diciamo che ho più un approccio animista rispetto alla pianta e la divinità. Okay. No, io non ho questo tipo di approccio, ad esempio, non ho un approccio animista, rifuggo molto il ruolo, diciamo, di essere un ponte, chiedo sempre alle persone di avvicinarsi con la loro spiritualità senza assolutamente farmi da tramite su questo, ma recuperando una loro intuizione. E il mondo greco-romano è quello che ho approfondito di più, anche perché affacciandomi anche soltanto dal punto di vista di mitologie indiane o altro, diventa molto più lungo lo studio, quindi... Assolutamente ho ristretto l'area proprio a questo, oltre che alla zona da cui provengo, cioè la Sabina, quindi le divinità proprio locali rispetto alla zona del Reatino, Sabina, quindi quelle lì perché le conosco bene essendo sul territorio, però il mio ambito è soprattutto quello, o di ultimamente anche una passione grande verso la mitologia sumera, quindi anche lì ci stiamo avvicinando, ma è piuttosto lungo come studio anche lì. Calon, stavo pensando che forse un lavoro più o meno simile, magari in modo trasversale, però si potrebbe riuscire a fare passando per un'ottica archetipica. Esatto. Quello sicuramente. Esatto. Sì, no, ma io sono quella un po' meno strutturata, nel senso sono quella più distrutturata rispetto alle cose, nel senso che una delle frasi che uso spesso è dipende dalle forze che ci sono e da quello che viene fuori, punto. Chiara lo sa, infatti una volta mi fece una domanda e io rimasi così
perché non sapevo che cosa risponderle e la mia risposta fu, boh, non lo so, vediamo quello che viene fuori e chi si presenta o cosa si presenta, insomma, ecco. E sì, esatto. Cioè, questo no. Non è una questione di approssimazione, è una questione, al contrario, di assoluta, totale e profonda e completa risonanza con la terra e con gli elementi. Io cammino così, mangio così, dormo così, parlo così, vivo così, chi mi conosce lo sa. Chi mi parla è l'elemento, dopodiché tutto quello che so viene appoggiato lì. Però in questo senso sono destrutturata e mi interessava tantissimo questa cosa, ma anche la tua, Tiziana, sulla la comparazione che c'è fra la sovrapposizione delle feste cristiane su quelle pagane. È una roba che non vedo l'ora di, cioè, di approfondire così bene. No, quello che volevo dire riguardo le erbe e gli alberi è che in realtà io, approfondendo queste sovrapposizioni, ho trovato almeno 3 vegetali, se così possiamo definirli, che sono molto forti in questo senso. Il grano, innanzitutto, in tutte le declinazioni possibili e immaginabili, dal seme che entra in terra alla trebbiatura addirittura, che ha una ritualità fortissima in luglio. Il tiglio, per quanto riguarda le divinità femminili, dalla Lombardia fino a tutto l'ambito germanico c'è da scavare tantissimo, e invece di ambito esclusivamente che io sappia lombardo, il riso. Ci sono dei canti di Monda che probabilmente Ortensia conosce, infatti poi magari la contatterò privatamente per succhiarle un po' di informazioni, in cui la spiga di riso viene comparata al membro maschile, minacciando il taglio della spiga di riso e quindi del membro se il padrone non avesse pagato. Non male, recuperiamola questa. E questo erano canti di Monda fino 800, primi del 900, finché esistevano le mondine. Poi si è persa questa cosa. Però sono state registrate, c'è stata la possibilità ancora di registrarle, e se leggi i testi sono tutti un doppio senso sessuale. Cioè, molto... Sì. No, è abbastanza chiaro, cioè l'energia... l'energia che crea il nutrimento e che porta in essere la vita è un'energia sessuale, non è un'energia di genere, è un'energia sessuale. Con l'avvento del Dio unico e tutta la sua schiera, è chiaro che poi è stata trasformata in un'energia di genere, ma l'energia primigenia è chiaramente un'energia sessuale, perché ovviamente è ciò che crea la vita, per cui è un po' questo. Però sono tutta una serie di interessanti comparazioni proprio dal punto di vista delle nostre, come si chiama, delle strade che camminiamo, sì. No? È proprio bellissima questa cosa, mi piace da cifra. Brava Sofì! Brava, brava, brava Sofì! Sì, questa è proprio bella, sì. È grande Orti, anche noi vogliamo sentire però non vogliamo sentire le Ninna Nanne, vogliamo sentire le canzoni, quelle rivoluzionarie, quelle... che ci tirano su di sto periodo, le Ninna Nanna, le Ninna Nanna di sto periodo. No, perché no. Le Ninna Nanna l'ha spiegata la volta scorsa. Ma uffa, io voglio sentire dei bei canti potenti. No, ma arriveremo anche a quello. Parte dalla dolcezza. Fatemi partire dalle cose dolci, perché se faccio vedere subito, cioè, quanto sono spigolosa e quanto rompo le balle, non ci riusciamo più. Tranquilla. Allora, partiamo con le Ninna Nanne, perché si parte dal buio, giusto? Si inizia... Brava, è vero, brava, brava, è vero. De Martino diceva, dalla culla alla tomba la ricerca si fa. Quindi partiamo dalla tomba alla culla, perché tanto ci torni. E beh, abbiamo detto che noi siamo nella ruota, no? Esatto. Spirale. Bene. Allora, qualcuno leggo per le nostre relatrici, perché magari non avete visto. Qualcuno ha detto, le Morgan, o mia dea, in questo periodo sono la mia fissa, sto riassumendo, sulla questione dei canti delle mondine ritornano... giusto per riprendere un po' il discorso ripreso da diverse delle nostre relatrici, il fatto che era qualcosa che hanno sentito dai nonni, ma che ovviamente in questo caso non si fa più, perché non si monda più il riso, ma molti canti delle mondine erano proteste contro il lavoro, quindi con quello che sta succedendo, con 2-3 aggiustatine si potrebbero fare comunque. Quello che dicevo.
cosa che in realtà io ho fatto il 1° maggio dell'anno scorso. Nadia dice: la mano che dondola la culla governa il mondo. E effettivamente è vero. E aspettate, non vorrei aver saltato qualcuno. Dite se qualcun altro vede, perché probabilmente la connessione è doppia. Io vedo un paio di commenti di chi ci sta seguendo che conferma che ricorda quel canto delle mondine. Sì, sì, poi c'è anche una, la Ste, Chiara, per te, che vuol sapere una roba. Vorrei sapere quando si potrà seguire un approfondimento per sciamanesimo transculturale. Ah, questa roba qua è di Chiara. Ma non in luna nera, però, non è previsto. Esatto, per questo in realtà rimandiamo alla pagina direttamente di Boschi, Tamburi e Pensieri, perché è proprio il suo, è proprio il lavoro di Chiara. Chiara porta già avanti una serie di percorsi che adesso sono online per ovvi motivi, però già da diverso tempo fa questo tipo di incontri e percorsi, quindi la Ste, vai pure sul... Ciao Maria! Scusate, io intanto leggo i commenti. E, sostanzialmente lei parla di sciamanesimo transculturale. Quindi... Anche se, Chiara, penso dalla tua presentazione che questo approccio lo utilizzerai anche, come dire, nei seminari per Luna Nera, o pensavi di, come dire, no, prendere... Poco. Poco. Mi rifarò soprattutto all'ambito celtico, perché rimane quantomeno più europeo. Perché se andiamo a parlare di sciamanesimo e di tradizioni sciamaniche, parliamo di tutto e di nulla, perché sono talmente tante... e andremo talmente lontano fino in Siberia. Adesso, oddio, un accennino alla Siberia la farò, però per una questione di folklore, non per questione di sciamanesimo. No, okay. È molto fuori pista come cosa. Ok, era giusto specificarlo. In compenso ci sono la Stefi e Silvia, che anche loro si ricordano dei canti di Monda dalle nonne, quindi abbiamo giovani che ricordano le parole delle nonne. Vabbè, per Maria in compenso, visto che sei arrivata ora, non c'è nessun problema, nel senso che potrai rivedere la diretta poi in come si dice, durante la conferenza saranno tutte in coppia. Sì, Fefi, sei troppo veloce, mi stai bruciando le tappe. Allora, volevo dire un'altra cosa. Ah sì, ecco, un'altra cosa è del fatto che abbiamo chiamato queste esperte e non persone che vanno magari a trattare tradizioni di altri posti del mondo, che sostanzialmente il nostro lavoro di riscoperta della tradizione vuole essere sull'Italia. E quindi abbiamo comunque cercato persone che si occupassero, ok, il celtismo... Principalmente. Perché Italia? Perché i Celti sono arrivati anche in Italia, cioè abbiamo più di una testimonianza, reperti, vabbè, i Romani sono arrivati un po' ovunque, e vabbè, poi Tiziana ed Elisa invece si occupano più del nord Italia, anche perché è la terra dove diciamo viviamo per la maggior parte. E perché in realtà all'inizio il progetto Luna Nera si rivolge proprio a una riscoperta del territorio, quindi al fatto che le persone riprendano, come si dice, contatto con quelle che sono le proprie radici ancora di più. E allora, quali feste? E quali le radici? Mi sono fatta Sofì, volevo dire una cosa, nel senso che rispetto a quello che è stato chiesto a Chiara, no? Se poi ci sono delle tecniche o delle tradizioni che poi verranno portati
all'interno di, dei corsi e delle conferenze, quelle cose che verranno fatte in Luna Nera. Ognuna di noi probabilmente ha la sua, il suo modus operandi anche nell'insegnare, nel senso che è quello che noi siamo, ok, anche se non viene esplicitamente tirato fuori, tipo nel caso di Chiara, il core shamanism, però è qualcosa che contraddistingue i passi che fa, è chiaro, perché esattamente come tutte le altre, anche Tiziana, non lo so, non la vedo più, è sparita, però voglio dire, anche lei nella sua storia... C'è, non la vedo. Nella sua, sono io che faccio una fatica con sto coso che metà basta. Ok. Comunque, o Ortensia, no, che parla di sé come di una accademica, è chiaro che il passaggio che si fa e che noi portiamo ogni volta all'interno delle nostre, diciamo, dei nostri corsi come insegnanti, che è una parola grossa, però c'è, perché comunque siamo traghettatori di memoria, traghettatori di conoscenze, ha l'imprinting di quello che siamo, perché per esempio io non ho una pagina tradizionale, nel senso che è l'unica cosa che è partita adesso il progetto Math and More, però sulla mia pagina che è Counseling and Therapy del mio lavoro, spesso e volentieri cerco di limitare, ok, questo mio approccio molto più, diciamo, ancestrale rispetto a quella che è la modalità di insegnamento e di lavoro moderno, però è innegabile che c'è. Cioè, noi respiriamo quell'aria lì, siamo testimoni e custodi di quella storia lì, non siamo, cioè, anche se non lo vogliamo fare, però succederà. Era per rispondere a chi appunto aveva chiesto questa cosa qua, perché magari non vengono, come dice giustamente Chiara, cioè lo core shamanism è trasversale a qualunque cosa, poi diventa complicato, però comunque sia l'imprinting che lei ha all'interno suo, in termini di sciamanesimo, viene traghettato per forza, perché non può cambiare, così come nell'atto terapeutico per me, così come nella ricerca per Ortensia, per Tiziana, sicuramente anche, come si chiama, la questione del mondo greco-romano, per le erbe di Silvia. Ce l'abbiamo dentro, queste cose vengono fuori, camminano con noi, per cui alla fine qualcosa salta sempre fuori, insomma, ecco, volevo dire questo. Basta, scusate, l'intromissione, mi è passato il pensiero. Ok, grazie. Allora. Perché Calon in realtà poi, anche se non è un membro effettivo del Comitato di Luna Nera, è colei che almeno all'inizio si è sorbita, come dire, l'aiuto di... mentre cercavamo di organizzare le prime cose e le telefonate, soprattutto, come dire... Per riuscire a capire come produrre i primi documenti, perché Calon di moduli ne ha fatti di più. Sì. Scusate, terrificante, Ortensia, allucinante. Cioè, ci sono delle domande in quei moduli che io non capisco. Cioè, no, mi sento scema ogni tanto. Tu dai per scontato un sacco di roba, sai troppe cose e quindi a volte non ne metti. Ho capito, ma mi chiedono delle cose e comincio, e adesso cosa scrivo? No. Bimbi, parli con i bimbi quando parli con noi. Allora, sveliamo il vero retroscena di Luna Nera. Siccome i materiali, non posso farli fare tutti a Sofia, ma io di molte cose davvero sono completamente ignorante, nel senso che non le conosco. Se devo preparare una locandina a un evento... io vi metto tutte le domandine per riuscire, no, a scrivere al meglio effettivamente quello che fate. Poi mi rendo conto che escono questi moduli in cui sembra che sia un test del KGB, in cui devo sapere ogni cosa, vita, morte, miracoli. Ma questo è il bello di, come dire, anzi, questa è una delle cose che mi piace di più di Luna Nera, perché l'idea è stata di Sofia, io l'ho seguita, ma già io e lei siamo due anime molto diverse, io sono un po' più pratica, Sofia è un pochino più per aria, però ha delle idee molto belle, quindi ovviamente voi mettete insieme queste due persone e vi rendete conto di che cosa poi può venirne fuori, ecco, sapete che avete a che fare.
Poi secondo me le cose che ci escono funzionano, perché insomma questo è un po' di pubblicità a Luna Nera, abbiamo fatto degli altri corsi insieme, queste due anime molto diverse, così come, come dire, il miscuglio, no, delle nostre relatrici per questa rubrica ha, come dire, ha migliorato le, e migliorerà, penso, le conoscenze e le capacità di ognuna, perché la sì. collaborazione, come dire, va a aumentare dove c'è qualcosa di buono e dove magari ci troviamo più in difficoltà abbiamo una spalla d'appoggio, quindi insomma era fortemente voluto che questa rubrica fosse a coppie, proprio per, come dire, per portare anche chi dovrà poi fare gli interventi a esplorare un mondo magari un pochino più sconosciuto. Bene Sofia, fai il riassunto che sennò parliamo troppo. Sì, anche perché ridendo e scherzando. Allora, quindi, beh, il riassunto in realtà, quindi perché siamo qui, per chi si è collegato adesso, stiamo parlando della rubrica Waiting For, è una rubrica che si occupa dei periodi di transizione tra le feste. Abbiamo la fortuna di avere 6 conferenziere che si occuperanno di questi temi, hanno accettato questa sfida perché sostanzialmente avranno modo di trattare ognuna 3 differenti periodi di attesa per le festività, confrontandosi però con un'altra. Quindi gli interventi saranno sempre a coppie, quindi questo potrà rendere ancora più ricco e ampliare quello che poi è effettivamente il discorso su quel periodo di attesa. Allora, come funzioneranno gli incontri? È il punto 4, adesso dico il punto 3 che così non mi perdo. Allora, sostanzialmente per il solstizio d'inverno, diciamo che per i 2 solstizi, essendo momenti particolarmente importanti per tantissime culture, abbiamo sostanzialmente 2 incontri. Il primo, in cui le conferenziere saranno Tiziana ed Elisa, l'altro in cui le conferenziere saranno Chiara e Silvia. Poi avremo un periodo che ci porta dal solstizio fino alla candelora, che verrà che è il 2 febbraio per chi non l'avesse in mente, ma che sarà condotto da Chiara e Calon. Poi dalla candelora all'equinozio di primavera, Silvia e Calon. Dall'equinozio fino al primo periodo di maggio, all'inizio di maggio, Elisa e Chiara. Per il solstizio d'estate, quindi anche la notte di San Giovanni, avremo Tiziana e Calon, Elisa e Silvia. E poi abbiamo una festività un po' particolare, che però in realtà poi, per esempio, anche la, per chi è al nord, non so, oddio, in realtà forse è Tiziana, chiedo il tuo aiuto, se non è solo nostra la barca di San Pietro. Al nord la si fa diffusamente, so che alcuni la fanno addirittura in altre date, per cui non necessariamente nel giorno di San Pietro, ma la spostano a San Giovanni. Queste sono piccole tradizioni locali, poi di base però la ritualità è la stessa, la brocca, l'acqua e poi la divinazione, per okay. cui è abbastanza diffusa. E quindi avremo anche questa data che verrà, cioè questa data sì, questo altro incontro che verrà portato avanti da Tiziana e Ortensia. E come funzioneranno gli incontri? Appunto, saranno incontri portati avanti da 2 conferenziere, saranno più o meno della durata di 2 ore. L'accesso verrà, intanto saranno su Zoom, quindi non saranno dirette Facebook, ma ci sarà, diciamo, un'aula a parte dove la conferenza si svolgerà. Per le date ve le diremo più avanti, così siete obbligati a seguire, esatto, le info. No vabbè, cattivissimo, però in realtà ovviamente poco alla volta vi sveleremo le date. E per prenotarsi o contattarci,
ovviamente c'è la pagina Facebook per quello che, vabbè, ovviamente noi abbiamo la fortuna di dirigere un pochino questa rubrica, quindi vi lasciamo ovviamente la nostra mail che vedete, non vedete più, che è lunanera.project@gmail.com. Va benissimo scrivere anche alla pagina allora in realtà sarebbe meglio che facciate riferimento a noi, così le nostre conferenziere non impazziscono. Se però avete invece sapete che per esempio durante la prima il primo incontro ci saranno Tiziana ed Elisa e volete scrivere a loro per chiedere informazioni, sì, magari però lasciatele libere, scrivete a noi. Quindi diciamo che come ultima spiaggia potete contattare anche loro, in realtà visto che già loro dovranno rispondere appunto al, come si dice, al fatto di dover preparare questi confronti, approfondimenti, scrivete pure a noi o in pagina o sulla mail. Detto tutto? Sì, anche perché tutte le questioni di gestione organizzativa, come funziona la piattaforma, quali sono gli orari, eccetera, 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 questa è tutta gestione di Luna Nera, quindi se voi scrivete alle nostre relatrici per avere queste informazioni, non che loro non le abbiano, ma come dire, non sono loro individualmente a gestire queste cose. Se poi oggi o dopo uno di questi incontri con qualcuna delle nostre relatrici volete approfondire, allora lì le strade diventano due, nel senso che se è qualcosa che può essere costruito da Luna Nera, nel senso rimanendo nell'ambito di questa rubrica, chiedetecelo perché noi lo facciamo. Se invece è un percorso individuale con qualcuna delle nostre relatrici, allora a quel punto siete autorizzati a sentire loro e chiedere a loro. Ma insomma, per tutto quello che è organizzazione, invece la dobbiamo fare noi di Luna Nera. Altra cosa, ovviamente, vabbè, poi come dicevamo, le date ve le sveleremo poi. Gli incontri, essendo su Zoom, verranno registrati. Quindi chi volesse partecipare a un incontro, ma per poi n.000 motivi non riuscisse a seguire magari tutta la conferenza, o quel giorno ha appunto un imprevisto di qualsiasi genere, gli incontri venendo, perché per me saranno, cioè nel senso, per me saranno lezioni, perché è veramente oro che cola, cioè non vedo l'ora che inizi. Comunque c'è la possibilità di avere le registrazioni, quindi non è male, l'online ci permette anche questo. Morti? Allora faccio un ultimo controllo dei commenti, nel dubbio, se collabora Monsieur Facebook. Mi pare di no, mi pare di aver risposto a tutto. Ad ogni modo ripetiamo che questa conferenza di presentazione resta sulla pagina Facebook, qualsiasi commento ci siamo perse vi risponderemo, perché poi controlleremo qualsiasi cosa, scriveteci. Io ringrazio le nostre relatrici e faccio chiudere a te. Ah, grazie. Vabbè, non posso che ripetermi, quindi ringraziare tutte e tutti quelli che ci hanno seguito fino ad ora. E, no, grazie per la professionalità, per la disponibilità che avete dimostrato fin dall'inizio, quindi veramente non vedo l'ora che la rubrica parta. E niente, mi rendo conto di essere molto fortunata in tutto questo. E niente, quindi buona serata, buon sabato sera, buona domenica e nulla, grazie. Ma ci vediamo al primo grazie al primo anche incontro. A voi comunque, nel senso che sono spazi rari questi di condivisione, nel senso che è una cosa estremamente positiva, perché di solito sono
abbastanza centralizzati o su una persona o su un gruppo. Interscambi e confronti di questo tipo sono veramente rari, per cui grazie anche a voi. E con questa abbiamo conoscendomi, ciao, è stato bello. Ciao, grazie a tutti. Ciao.